Firmata a Caltagirone la carta dei comuni custodi della macchia mediterranea. L'obiettivo è quello di fare rete tra gli enti locali che elaboreranno programmi di tutela del ricco patrimonio naturalistico presente sul territorio siciliano. I sindaci che hanno aderito, consapevoli dell'importanza della macchia mediterranea per l'ecosistema e la qualità della vita, si sono impegnati con questa carta a promuovere la conoscenza, la conservazione e la tutela nei territori da loro amministrati. La firma dell'atto è venuta in occasione della giornata nazionale dell'albero. Caltagirone, con la sua frazione, il borgo e il bosco di Santo Pietro, ha colto immediatamente l'occasione e il valore della iniziativa. Che poi si sia ripartiti in questa seconda fase proprio da Caltagirone, dopo le iniziative adeguatamente e opportunamente assunte anche nel passato, e che quella del sindaco della città di Caltagirone sia la firma numero uno a sottoscrivere questo patto tra tanti comuni, saranno già una quarantina, forse anche di più, e poi associazioni, enti pubblici, privati, il Parlamento siciliano, l'Assemblea regionale siciliana, è davvero da sottolineare come un momento di particolare e sensibilità. Agela, i celesi non potevano mancare di apporre la propria firma su questo libro, dove ci poniamo l'ambizioso obiettivo di poter crescere in armonia con l'ambiente. Agela non poteva mancare perché noi abbiamo delle unicità, abbiamo delle piante uniche come la ginestra bianca, la Leopolda Gustonei, ma abbiamo ancora di più un territorio estremamente vario e con un'importanza notevole anche a livello naturalistico, abbiamo il dovere di preservare per noi e per gli altri. Quindi una sinergia insieme a tutti, tanti comuni siciliani, oltre 40 già hanno deliberato per aderire, tante associazioni, tante forme associative di vario genere che hanno voluto di fatto condividere un unico obiettivo. L'iniziativa è partita da due centri di educazione ambientale, il centro di educazione ambientale di Messina e il centro di educazione ambientale del Ramarro Sicilia, che insiste e lavora sulla terra di Caltagirone, sul bosco di Santo Pietro, che è un esempio importante di macchia mediterranea, sul quale si vuole costruire tutto un percorso educativo a 360 gradi che investe tutte. La tutela è dettata dalla necessità di attuare una selvicoltura di prevenzione per fermare lo sfruttamento antropico, contrastare gli incendi, prevalentemente dolosi, e gli abusi legati al pascolo.